Siamo qui con Corrado Passera, CEO di Limiti Bank, al quale vogliamo chiedere quanto giudica dinamico in questo momento il sistema finanziario italiano. Beh, più che dinamico sta cambiando tutto, per cui dobbiamo tenerne conto. Ci sono delle cose che ormai sono non fermabili, come le tecnologie digitali, come le nuove regole, come la politica monetaria, i nuovi entranti, cioè il settore bancario, il settore dei servizi finanziari sta cambiando forma, ci saranno nuovi vincitori, nuovi vinti, e quindi è il momento per persone come voi, per pensare a come collaborare col nuovo settore bancario. Lei ha da poco fondato una nuova startup bancaria, il Limiti Bank. Come crede sarà quindi la banca del futuro? Beh, ce ne saranno di tanti tipi, non è che ce ne sarà soltanto di un tipo. Certamente nasceranno delle banche con un paradigma tutto diverso, specializzate, come nel nostro caso, con dei vantaggi competitivi tecnologici ma anche di competenza molto chiari, che si prenderanno il loro spazio. Noi lavoreremo come Illimiti con il mondo delle medie imprese, medie e piccole imprese, dove le altre banche non operano, quindi dove c'è basso rating ma potenziale, dove c'è problemi ma risolvibili, dove c'è problemoni ma ancora qualcosa da salvare, e come rapporto con famiglie e imprese ci sarà una banca diretta capace di dare risposta a dei bisogni finanziari molto semplici ma molto efficaci, e il mondo dei consulenti indipendenti credo potrebbero trovare grande interesse nel collaborare.